si dice che anche in aula ma ci sono. Ma tu pensa, che cosa non contesta l'opposizione? È una riforma importante che illustriamo, questo convegno che abbiamo cominciato ad illustrare ieri e continueremo a farlo perché è giusto che gli operatori sappiano quali sono i veri contenuti, le ambizioni che abbiamo, che sono diminuire i costi, prevediamo tra regime un risparmio complessivo superiore ai 300 milioni di euro che saranno reinvestiti nel sistema, una riduzione delle poltrone, il dimezzamento delle ASL e il rafforzamento del ruolo degli ospedali, con l'unificazione dei due assessorati, quello alla sanità e quello al welfare, così come avverrà fra pochi giorni in Liguria, così come avviene in Veneto. L'integrazione è fondamentale perché dobbiamo dare un servizio migliore ai cittadini, considerando l'invecchiamento e considerando l'aumento della cronicità, che richiede minori cure in ospedale e maggiori cure dopo l'ospedale. Questo è il contenuto complessivo della riforma. Dopodiché siamo pronti e siamo aperti a tutte le proposte. Il PD ha presentato una serie di proposte, 10 punti, le ho lette queste proposte, questi punti, alcuni mi paiono già compresi nella riforma, altri mi paiono francamente squilibrati o sbagliati, ce n'è qualcuno interessante e ovviamente mio interesse valutarlo e da martedì dibattito in consiglio regionale sono aperto a tutte le proposte migliorative. Quali sono questi interessanti che ha trovato? Ce ne sono alcuni. Scusi Presidente, il PD oggi parlava di una logica spartitoria nella riforma. Non capisco cosa vuol dire. Quando dice per esempio basta con le nomine politiche, veniamo al merito, propone che cosa? Di fare un elenco dei DG scelti dalla Giunta, che è esattamente quello che stiamo facendo, è così, quindi questa è una proposta che c'è già. Non nella riforma, c'è già nel sistema attuale, ecco, quindi al di là della polemica politica che ci sta perché l'opposizione fa l'opposizione, io sono interessato alle proposte che hanno un contenuto. Alcune dei 10 punti del PD hanno un contenuto interessante che mi riservo, le ho viste poco fa, mi riservo di valutare con i tecnici per vedere se vanno nel senso nostro, cioè ridurre i costi migliorando il servizio complessivo. Presidente, una cortesia al di là della riforma, le devo chiedere una digressione, passo indietro.